Il garantismo è un'affermazione abbastanza bislacca, nel senso che i garantisti sono per l'applicazione della Costituzione, chi è contro la Costituzione ha una posizione giustizialista, quindi io quando mi chiamo garantista non è che mi appassiono particolarmente. Detto questo, noi abbiamo un'emergenza, non facciamo filosofia sul carcere, caserme, abbiamo un problema che abbiamo un suicidio ogni 3 giorni e un affollamento che ormai ci sta portando ai numeri che ha comportato la sentenza Torreggiani di condanna per l'Italia. Bisogna intervenire come si interviene nelle emergenze, cioè facendo in modo che chi ha un residuo di pena bassa esca in modo anticipato e magari contemporaneamente evitare di continuare a buttare la gente in galera in custodia cautelare quando la Costituzione dice che ci si dovrebbe andare soltanto a sentenza definitiva. Il carcere è l'unico modo attraverso il quale far pagare gli errori che si sono commessi e non lo è in Italia, non lo è in nessuna parte del mondo. Ci sono le pene alternative, ci sono gli arresti domiciliari. Ci sono tutta una serie di misure che non prevedono il carcere ma che sono pene e quindi il tema è semplicemente che non si può, come accade adesso, prendere la gente e buttarla in galera e poi aspettare magari che arrivi il terzo grado di giudizio. Quanti di quelli che sono buttati in galera poi al terzo grado si dimostrano innocenti? E qualcuno si domanda che cosa vuol dire farsi non un anno, un mese di galera, un giorno di galera in quelle condizioni?